Negli anni Ottanta la Sicilia è terra di mattanza. La mafia uccide quasi ogni giorno. Antonio Calabrò, giornalista, scrittore e uomo di impresa, ha raccontato quel tragico periodo nel libro I mille morti di Palermo, edito da Mondadori. Lei scrive di una guerra che ha cambiato l'Italia. È una guerra che ha due obiettivi da raggiungere, due obiettivi drammatici. Da una parte eliminare una serie di servitori dello Stato che insistono sul rinnovamento della politica, dell'economia e della società siciliana. E dall'altro eliminare tutti quei mafiosi vecchio stampo che si oppongono al dominio del sanguinario clan dei Corleonesi. Un clan che ha due capi militari, Totò Riina e Bernardo Provenzano, e un capo politico, Don Vito Ciancimino. È una guerra che va avanti con colpi bassi di ogni tipo, agguati, tradimenti, spiate, coinvolgimenti e delle vere e proprie esecuzioni di massa. Un periodo terribile che incide sulla politica siciliana con riflessi nazionali. La violenza di quegli anni ha fatto saltare anche il presunto codice d'onore della mafia. Io credo che il codice mafioso sia un'invenzione della mafia. La mafia è sempre stata un'entità sanguinaria e rispettosa delle leggi, rispettosa della vita umana. Non c'è mai stata, se non nella propaganda mafiosa, una mafia antica e per bene, con un codice d'onore che salvaguardava le donne e i bambini. Vale la pena ricordare che le mani di Ligio e le Corleonesi hanno il segno del sangue di un bambino ucciso alla fine degli anni 40 perché testimone scomodo di un'esecuzione mafiosa. Allora, nessun codice mafioso, la mafia in quel caso rivela il suo volto peggiore. Sanguinaria sempre è stata, lì lo è di più. Nel libro emergono gli intrecci fittissimi tra mafia e politica. C'è nel libro il racconto del tentativo di una parte consistente della politica siciliana, trasversale rispetto ai partiti, che coinvolge anche la Democrazia Cristiana, di cambiare il governo della Sicilia. Un nome per tutti, Piersanti Mattarella. È un democristiano, è il presidente del governo con le carte in regola, del buon governo siciliano, dialoga con i socialisti, con i comunisti, con i repubblicani, tenta di guidare una nuova stagione della politica e della società siciliana. Per questo viene ucciso. Il titolo che allora fa è DC Galantuomo. E poi c'è una parte della Democrazia Cristiana, Ciancimino, ma anche altri, che continua, come ha sempre fatto, a trafficare con i poteri mafiosi, avendo coperture nazionali. È un mondo molto complesso, bisogna entrare dentro quel mondo senza andare a dare giudizi con l'ascia, ma imparando a distinguere. Lei all'epoca lavorava Allora, un giornale in prima linea contro la mafia. Cosa significava fare informazione in quegli anni? Raccontare le storie drammatiche della morte, degli assassini, dare spazio e conto delle attività di poliziotti, carabinieri, magistrati che indagavano con severità e con coraggio e dare voce a quella parte minoritaria ma importante della società siciliana che già in quel momento era schierata nettamente sul versante dell'antimafia. E un giornale piccolo e coraggioso come Loro aveva un ruolo fondamentale di denuncia, di cronaca ma anche di costruzione di ponti, di dialogo con la parte sana fondamentale della società palermitana e siciliana. Ci sono ancora vicende da chiarire di quegli anni? Molte. C'è un mistero da chiarire che parte da molto lontano, il retroscena della strage di Portella delle Ginestre e poi alcuni retroscena dell'omicidio Mattarella che ha conseguenze nazionali, le carte dalla chiesa sparite dalla cassaforte la notte del suo assassinio, il retroscena dell'omicidio Mattei e poi della scomparsa di Mauro De Mauro che stava indagando su quell'omicidio. C'è insomma un'ampia zona ancora da esplorare che riguarda un po' tutta la storia italiana. Arriveremo a qualche verità? Diciamo che è una battaglia in corso tra quelli che vogliono nascondere carte e celare la verità delle cose e quelli che invece, facendo buona informazione ma anche buona politica, vogliono scrivere una storia chiara del lungo percorso della democrazia italiana. Oggi la mafia sembra in crisi. Io credo che Cosa Nostra sia in difficoltà, è stata battuta dal maxi processo, vale la pena ricordarlo, un processo costruito bene e gestito in aula benissimo, a riprova che la legge, se ben applicata, abbatte la mafia. E poi è stata messa in difficoltà dagli pentiti e anche dal prevalere di altre organizzazioni, oggi pericolosissime come l'Ndrangheta, soprattutto qui nel nord.
E però non bisogna mai abbassare la guardia. Leonardo Sciascia ce l'aveva insegnato. È necessario temere la mafia proprio quando non spara, quando è silente, perché si riorganizza, continua a trafficare, a fare affari e a tessere rapporti. A quella mafia bisogna guardare con estrema attenzione, mai appunto abbassare la guardia.